ragazza piacente, una ragazza. Io non volessi niente, volessi seguendo. Ma perché che ne è affascinante sta cosa? Mi sto divertendo assai. Mi si ha visto un fatto che si. Chiamali. Tu sei orna. Sono coppie spine, fammi sentire. Ma come sapete? Ma che te ne questa è un non giuce elettronico. Sono messaggi privati. Un non giuce elettronico. Ho capito chi è? Che so. Pure voglio capire chi è. È scoccata l'ora X. Fra poco scoprirai chi sono. Ui. La tua messaggiatrice. Grazie. Hai fatto l'1 6 6, di verità. Che è su 1 6 6? È la tua secca, l'1 6 6. La tua massaggiatrice, te l'hai detto allora. Ma sono straia. Oh, lei è un messaggio. Ella è più ignorante di te perché ha scritto messaggiatrice e si dice messaggera. Allora, chi le capisce la massaggiatrice? Ma già fa massaggiare! È troppo bella questa cosa. È troppo bella. Mi sto sciogliendo un manicomio su fatto, vedete io che. Ma da quanto tempo avete questi messaggi sul telefonino? Sono mesi, sono anni. Ma tu sei. Cioè, è da ieri sera che non sto qua per niente. Da ieri sera? È da ieri sera. E che se tutto insieme si è innamorato di voi, come ha fatto? Ma che ne sa, c'è, capito? E non mi hai mai visto. Un amore concentrato. Però quella là precedente non l'ha detta mai. Non l'ha detta mai. La prossima puntata sto zitto. Comunque io mi facesse assai piacere di scoprire chi è. La cosa interessante è se saprei un numero di telefono. Se sa scoprire un numero di telefono e se sa. Ma io lascio un numero di telefono lì. Chi è? Facciamo così. Prima poco. Guardate sta disgraziata, ha fatto un messaggio con l'asterisco. Guardate, non chiesto il numero di telefono con il primo messaggio. Ha mi suo codice. Aspettate. Vai fermo tu. Ma già fai io. Ma tu poco capisci. Poi canne. Io leggo. O secondo messaggio pure esci tu con l'asterisco. O terzo sei tradita. È uscito un numero. Un numero. Poi canne, vedi canne, vedi. Se sarà scordata è tradita. No, no, te l'hai. È il tuo numero, dai. Che me da cango a il mio numero. Già, hai fatto il tuo numero. Ho fatto il vostro cuore. Ah, chiama a manca. Mi ti ha fatto un numero a casa. Chi ti dà telefonino a telefonino? Come è fornuta la scheda? Come si è fornuta la scheda? Non è fino a giocare da ieri, sta cosa. E telefono allora? Allora, ma chi si imbrogliano con questo fatto dei carichi, si carica che si fanno, chi si imbrogliano? È spiacente per la signorina. Gesù, ma io a ieri la gemì, si sanno fottuto, si sanno a me. Ma forse avete telefonato per sbaglio a qualcuno? No, no, ma io faccio reclamo. No, secondo me sai che hai fatto? Hai fatto la telefonata e poi discutete di giurare. No, 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 chi si sta succedendo a Parigi c'è? Ma vino lo sapete il suo telefono? Se vuoi zero, ma va. No, ma ci devo dire. E morisci lo nuovo. No, vero, vero, scordo. Fallo, ti amo. Sono talmente emozionato. Ma gli dai, ti canto per scuola. Perché io mi sono emozionato. Ma fa nata voi, tu zero, non hanno fatto più niente. Dice che si fa chiudere. E io zero mi fanno. E vabbè, ma voluto applicare, ho passo 4 o 0, ma che sono le cose che non ci stare a fare. O fai o zero? Che me ne frutta a me? Grazie a San. Soronna mia. Già fatto? Sti nastro elettronici è irraggiungibile. Ah. Vabbè, può essere che te ne studiato. Scusa, non ci sarà già a campo. Se io tenevo studiato, dicevo che tenevo studiato. È irraggiungibile, vuol dire che sta una parte che non si piglia il segnale. Non si può raggiungere. Allora, ma chi si risponde sempre a me? Ma non lo so. Ma che te ne frutta? Ma che viene più tardi? Sì, ho pagato il risorso. Ma tu non hai avuto i messaggini con il telefonino? Dice, non ti ha scritto mai un messaggino? Ti ha fatto scrivere? Oh, vero, perché... A questi tu vuoi avere quando hai... Il messaggio rubato a te non l'hai mai avuto? Tu, ma quando vieni, ti aspetto. Come stai, Samarino? Fosse bello. Eppure io al posto vostro non mi sarei nervosita così. Perché è una cosa romana. Una persona romana. Io non so neanche questo chi è, si è una guagliona, si è una vecchia. Allora, ammettiamo che è un uomo che si sta pigliando per i fondi. Non è, no, è che l'hai scritto la tua... Secondo me è una di quelle persone che le piacciono le cose curiose. Sì, perché le dovresti mandare a te veramente? Ma appunto, comunque che la giustizia? Che tu non la guardi negli occhi. Chissà tu quando la guarda, lui arriva. Leonardo Smetti. Leonardo Smetti. Senta dice le struntate. Tu a forza vai trovando. Sei una bella guaglione, non sbaglio. Sì, comunque sei una vecchia. Stava a fame a te. Ah, e chi ne è giusto pure di una cosa che non esiste, ma chi ne va a essere pure che è uomo, è uno che ci sta sputtendo, e tu sei geloso pure di uno scherzo. Sì, ma scrivo cosa che non mi viene una bava che riesce, ma poi lo faccio pure a te un messaggio, vieni, piglio il telefono. Sì, capo, ma voi siete, no, me lo facevi i complimenti. Io il telefono, spiego.
Io pure piace mannate lui.